La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la rassegna stampa Mimmo Moramarco. Oggi 10 agosto 2023 abbiamo i titoli dei maggiori quotidiani italiani in edicola, ma anche come social press. Argomento principale: il braccio di ferro anche nel governo tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla stretta ai profitti delle banche, ma anche reddito di cittadinanza, salario minimo e migranti. Si apre oggi con l'identità, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Vediamo proprio al centro pagina Mare Mortum, questa grande foto, un altro naufragio, altre vittime innocenti dopo 20 anni di politiche sbagliate. La questione non è i soccorsi ma la rotta della morte che da decenni è in mano ai criminali. Sono loro che vanno fermati da un'Unione Europea che deve tornare a fare politica, scrivono sull'Identità. C'è anche un approfondimento: Unione assente, i trafficanti di uomini e le chiacchiere di Bruxelles. L'editoriale di Tommaso Cerno, il dolore dei soldi, si sofferma su quello che sta succedendo, la finanza, le banche e altro. La ghigliottina sull'Identità, il problema di Casal di Principe, i pizzardoni, scrivono sull'Identità. Si arriva adesso a Libero, banche ingiuste in alto, Giorgia tira dritto, la Meloni difende la tassa sugli extra profitti e un'imposta su un guadagno non legittimo, e il 91% degli italiani sta con lei. Ryanair frigna, stop al caro voli, norma sovietica. Al centro pagina vediamo la foto di Saviano, lo scrittore vuole andare a Mediaset, scrivono su Libero. Saviano in ginocchio da Pier Silvio. Poi di lato, sinistra e Movimento 5 Stelle boicottano il vertice, chiedono il salario minimo ma fuggono dal confronto. Sotto, nuova follia anarchica, adesso bloccano i treni, in questo articolo di Paolo Ferrari. L'editoriale oggi affidato a Corrado Cone, Messina denaro si può curare restando al 41 bis, c'è una richiesta di scarcerazione. Sulla Verità, l'omicidio del nigeriano, il PM difende il nigeriano killer, un atleta precedenti, Robetta, l'omicidio di Rovereto incendia le polemiche, aveva solo resistenza pubblico ufficiale, droga se c'è un'indagine, che poi quella roba lì bisogna vedere è vero non è vero, è una persona corretta, fisicamente spettacolare, si allenava, doveva fare le Olimpiadi. In questo modo la PM difende il nigeriano killer. Al centro pagina, ormai siamo alle comiche, la Viola insulta Zichichi e inventa la scienza deviata. Vediamo qui la foto. Sotto, la Meloni spiega la tassa, troppi margini ingiusti, ma il gettito sarà ridotto. C'è anche l'articolo di Mario Giordano, caccia al populista, e il Corriere ora vuole isolare chi critica i politici. Sopra l'editoriale Maurizio Belpietro, surreale denuncia, Repubblica scopre i veri poteri forti, i pescatori. Sulla Stampa vediamo la centropagina, due foto, la prima dal 2010, tagliati 37 miliardi e 13 mila medici meno, senza cure, tradito il diritto alla salute, in questo articolo di Nino Cartabellotta, e dall'altro lato senza pensione, i millennials tra lavoro fino a 74 anni e mini assegni. Vediamo un'altra foto, la bomba sociale dei giovani, secondo la Stampa e secondo Chiara Saraceno qui al centro pagina. Sotto, Meloni, banche, utili ingiusti, salario minimo e già scontro, la Premier dice soglie agli stipendi, contro producenti, Conte una fake news. L'editoriale quest'oggi di Donatella Stasio sulla giustizia, decreti urgenti e nuovi reati, il liberale Nordio tradisce se stesso. Su Repubblica abbiamo le divisioni nel centrodestra, il fantasma di Le Pen, ultimatum di Salvini a Forza Italia e Fratelli d'Italia, nessun veto all'alleanza nell'Unione Europea e con la destra francese o con quelle austriaca e tedesca. Meloni in un angolo, ora è costretta a scegliere tra le ombre nere dell'estremismo sovranista e l'abbraccio con i popolari. La Premier frena sul salario minimo, le opposizioni dicono inutile vedersi. Al centro pagina Ucraina, paletta, secchiello e bombe, riapre la spiaggia di Odessa, come la foto qui su Repubblica. Per la memoria, De Angelis dice
diceva «Ma io di Bologna non so nulla» di Concetto Vecchio, e per i migranti 41 morti al largo lasciati per giorni nella tempesta. Sul tempo, apertura in alto, reddito di cittadinanza, non torniamo indietro, Meloni ribadisce la linea dopo la protesta a Napoli provocate dalle parole di Fico, il premier, il lavoro c'è, sono previste 1 milione di nuove assunzioni, operazione verità di Calderoni, sostegno perso da 200.000, stiamo già intervenendo, al tempo di Osho, al centro pagina, occhi al cielo, nella notte di San Lorenzo, chi vede stelle cadenti realizza i desideri, e c'è la battuta sulla foto che vediamo al centro pagina, sotto la ricetta del sottosegretario Molteni, dopo l'ultimo naufragio a Lampedusa, dobbiamo frenare le partenze. Sul tempo anche il ritrovamento di Benedetta a Roma, si è presentata ai carabinieri, la dodicenne scomparsa. Si continua con il giornale, extra profitti delle banche in alto, Meloni non cede, Tajani media, la premier bene l'imposta sui margini ingiusti, il segretario di Forza Italia, Norma da scrivere con attenzione. Al centro pagina la polemica sul caro voli, ultima follia del patron di Ryanair, in Italia dice leggi da Unione e Sovietica, in questo articolo di Domenico Di Sanzo. Poi nell'articolo di Stefano Zurlo, dietro gli attacchi a Rocca, crociata De Benedetti Elkan per le cliniche nel Lazio. A Milano una banda internazionale, i graffitari della Galleria in azione anche a Tolosa. Secondo il Fatto Quotidiano, Meloni bocciata, lo demolisce con fake news e domani riceve le opposizioni. Secondo lo stesso quotidiano non ha ancora capito cos'è il salario minimo, controproducente, ignora che non scatta se i minimi contrattuali sono più alti, dati falsi su RDC, secondo il quotidiano Grillino, e il grillino Marco Travaglio nel suo editoriale parla di peggioristi, riferendosi ancora a Meloni Salvini e sui profitti bancari. Poi misure inutili, aerei, spesa, benzina e taxi, guerra all'inflazione, fallimento secondo il Fatto Quotidiano in 4 mosse, secondo il loro punto di vista ovviamente. Oggi ospitiamo il Corriere del Mezzogiorno per quanto riguarda il Sud, l'edizione della Puglia, un indagato per atti persecutori, giallo della giornalista suicida svolta nell'inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis, l'uomo è un imprenditore di Fasano, i dubbi dei parenti in questo articolo. Sotto rincari d'estate, da Polignano a Gallipoli, a Santa Caterina la gente va a comperare nei comuni dell'entroterra, spuntano i pendolari della spesa, prezzi alle stelle nei market delle località turistiche e i residenti si spostano altrove. Sotto la sanità, screening senza esito, Amati accusa l'ASL, non applica la legge, referti mai consegnati a 1300 donne. L'editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, affidato a Fabio Modesti, rinnovabili ma con giudizio, fonti di energia e rischi annessi. Dal Corriere del Mezzogiorno al Corriere della Sera, vediamo a centropagina una foto con i migranti, la piccola barca alla deriva davanti a Lampedusa con a bordo solo 4 migranti che sono riusciti a raggiungerla a nuoto dopo il naufragio. Sotto ancora banche, il governo va avanti, gli istituti riducono le perdite in borsa, Salvini dice il prelievo servirà per aumentare stipendi e pensioni, Meloni tassa su ricavi ingiusti, scintille sul salario minimo, vertice a rischio. Per ritornare al naufragio, affonda il barchino a Lampedusa, strage di migranti, morti in 41, 3 bimbi. Poi errori e silenzio, nell'articolo di Paolo Mieli, la storia riscritta da Putin, e si riferisce al conflitto europeo e mondiale che stiamo vivendo in queste ore. Sotto lo shock di mezza estate, il valore della fiducia, la scelta e i pericoli, ancora riferimento sulle banche, il recupero in borsa. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, 10 agosto 2023. Buon San Lorenzo a tutti quanti voi, auguri a chi festeggia l'onomastico. Da Mimmo Moramarco è tutto, una buona giornata e una buona estate, a domani.